Un finale tempestoso, violento, incredibile, dove il calcio e lo sport hanno mestamente ceduto il passo alla violenza. A Cireale Mazzara è finita così, cioè male, anzi malissimo. Le due squadre hanno regalato alla storia un pomeriggio da dimenticare, al termine di una partita spigolosa, nervosa e spessissimo scorretta. Scontri terribili in ogni parte del campo, aggressioni, botte da orbi, intervento duro delle forze dell'ordine nel tentativo di riportare la calma e di sedare animi accecati dall'ira e dal nervosismo. E meno male che i tifosi acesi hanno mostrato un controllo encomiabile e dunque, dopo le follie consumate in mezzo al campo, tutto si è risolto senza ulteriori traumi, dopo un ultimo scontro tra la polizia e un gruppo di tifosi granata che erano entrati in campo dopo il 90esimo. E la partita? Beh, è finita 1-1, ma tutto ciò forse poco importa a questo punto. Comunque, cominciamo dall'inizio. E l'inizio è stato festoso, colorato, pittoresco. Già in mattinata i tifosi acesi avevano organizzato la grande festa, tappezzando lo stadio con striscioni e bandiere di tutte le misure, e ovviamente di colore granata. Anche la prevendita era andata benissimo. Quasi subito tutti esauriti i biglietti per il big match dell'interregionale. E sorriso a 32 denti per il cassiere della Cireale, che alla fine contava oltre 30 milioni di incasso e circa 2.800 tagliandi venduti. Ecco che vado a prenderlo io, Totò Barone, che è un ex della Cireale, lo porto in favore di telecamera, indubbiamente emozionato, perché alla Cireale ha lasciato il cuore l'anno scorso. Ma indubbiamente, davanti a questo meraviglioso pubblico non si che può essere emozionati. Comunque ormai sono del Mazzara, quindi farò di tutto per far vincere la mia squadra. Ecco che arriviamo da Angelo Busetta. Angelo, soltanto un attimo, abbiamo parlato con l'onorevole Aleppo di questa splendida festa, è già un successo intanto. Ma è meraviglioso, questa gente merita la C perché l'ha sempre sognato, l'ha meritata, anche i miei giocatori, speriamo che oggi sia un giorno meraviglioso. Tifosi ok dunque, loro erano pronti ad assistere ad una partita d'eccezione e a sostenere con tutto il fiato in gola una Cireale penalizzata di 5 punti per un illecito che è rimasto soltanto presunto. Ma in campo le cose andavano subito diversamente. I mazzaresi attaccano duro, ci danno dentro con grinta, troppa però, e commettono un numero incredibile di falli, spesso inutili ma non meno cattivi. L'arbitro interviene, fischia a ripetizione, ammonisce pure, ma non basta. Avrebbe dovuto tirare fuori anche qualche cartellino rosso. Sì, proprio così, rosso, per mettere sull'attenti tutti, nessuno escluso. Il Mazzara è ruvido in ogni intervento. La Cireale, che non può schierare Moncado e Ingenuo, cade nella trappola degli avversari. Gli uomini di Busetta si lasciano prendere dal nervosismo. La posta in palio è alta, gli avversari aizzano gli animi. E allora anche i Granata commettono qualche fallo di troppo. Nel primo tempo le uniche cose gradevoli sono i due gol. Segna per primo il Mazzara con Totò Barone, l'ex di turno, al 30esimo e sulle tribune cala il gelo. Ma 8 minuti più tardi è Maggio a ridare forza e speranza alla Cireale con questo gol di testa. È il 38esimo. Per gli acesi si riaccendono le speranze. Carnà, scusami, sono stati 45 minuti durissimi. Il Mazzara ha cominciato a darci dentro, voi avete in qualche maniera risposto? Ma diciamo che è stato un primo tempo basato soprattutto sull'agonismo, cosa sbagliata. Stiamo facendo il loro gioco, cerchiamo di giocare la palla e gli facciamo 3 gol, perché non è niente di una squadra come tutte le altre. Purtroppo abbiamo preso un gol abbastanza così casuale, perché non aspettavo il cross di prima, mi ha anticipato. Comunque niente, l'abbiamo ripresa sull'1-1, adesso niente. Cerchiamo di stare un po' calmini e riusciamo pure a vincere questa partita. E invece le cose non vanno davvero così. Innanzitutto perché la Cireale non riesce a segnare i 3 gol di cui parla Carnà. E poi perché gli animi si calmano un po', ma soltanto un po'. E la partita resta nervosa e spigolosa. Anzi, nel finale il nervosismo sale di nuovo, altissimo. E poi, dopo il 90esimo, succede il finimondo. Sentiamo Busetta, è il 90esimo esatto. Mediocre! Mediocre! Non ha fatto giocare mai! Mediocre! Avete preso un gol forse per una disattenzione, poi avete dominato. Attenzione, 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 c'è trionfo Carnà che si scatena. Beh, in verità dopo si scatenano un po' tutti. Comunque nel dopopartita abbiamo sentito Busetta un'altra volta, ma questa volta un po' più calmo e tranquillo. Ma la partita spigolosa, valida semplicemente sotto il profilo agonistico. Ma purtroppo io non posso lottare con i sentimenti dei miei giocatori. In settimana avevo praticato molta accortezza di giocare
partita al calcio, cercare di svolgere i nostri schemi anche se noi eravamo orfani di Moncado. Purtroppo siamo caduti nel trabocchetto di impostare questa partita sul piano dell'agonismo, cosa che naturalmente ha accettato il Mazzara, e quindi c'è stata una falsa riga diversa da quella che mi aspettavo io, quindi la mia delusione sta proprio in questo, non nel risultato in se stesso, quindi mi aspettavo una partita diversa. Purtroppo dico lottare contro i sentimenti dei giocatori oppure modificarne i momenti.